Questo è un articolo che è uscito, ringraziamo il giornalista che l'ha scritto, che è un giornalista coraggioso. Questo Popolare di Vicenza. No, voglio quella voglio quella del Baronio. Voglio quella del Baronio. Mario, voglio quella del Baronio. Avete sentito prima che tra i grandi debitori della banca, eccolo qua, grazie mille, che tra i grandi debitori della banca c'è l'Istituto Baronio. Sapete cos'è l'Istituto Baronio? Bene, l'Istituto Baronio, esatto. L'Istituto Baronio è una delle scuole private più esclusive della provincia di Vicenza. Per andare a questa scuola bisogna avere la possibilità non motoria, economica. Costa dai 9.000 euro all'anno e qualcosa di più, ok? Quindi diciamo che qualcuno che ha incontrato part time prende i soldi giusti per poter andare in quella scuola lì. Quindi non è una scuola per tutti. Io non l'ho fatta, tu l'hai fatta. Siamo due sfigati. Va bene. Allora, questo articolo dice una cosa fondamentale. Questo giornalista si è preso la briga di andare a intervistare Don Paolo, che io non so neanche chi sia, ma voglio dirgli quello che penso. È andato a intervistare Don Paolo, che ha detto che ha preso 11, anzi la banca segnala 11 milioni e mezzo di prestito verso il suo istituto. E questo Don Paolo, padre Don Paolo, a quanto risale il debito e come è stato strutturato e a cosa serviva? 11 milioni e mezzo, Il debito risale circa il 2002, è stato contratto quando ci siamo voluti trasferire presso l'attuale sede che venne acquistata dai Saveriani. Nel tempo, anche se la nostra scuola è privata, abbiamo sempre cercato di andare incontro a tutte le esigenze degli insegnanti e di tutti gli studenti. Mi scusi, ma lei sta dicendo che questo debito è anche stato generato perché l'istituto si è accollato le quote di chi non era in grado di pagare l'iscrizione? Certamente, i ragazzi non lo sanno e qualche volta di questa cosa non sanno nemmeno gli insegnanti. A scuola tutti sono uguali e né i ragazzi né gli insegnanti sapevano chi pagava e chi no. Bene. Allora io voglio lanciare dei messaggi forti e precisi. Innanzitutto dico che è gravissimo che un signore, Don Paolo, un don, si permetta di fare beneficenza con soldi non suoi ma della banca. Perché se pagava le rette dovevamo saperlo, dovevamo esserne coscienti, punto uno. Punto due, questa scuola è privata, costa un sacco di soldi, chi se la può permettere? Bene, non è un obbligo, chi non se la può permettere? Ci sono le scuole statali, le paghiamo tutti, ci possono andare anche loro. Che risulti poi che dal bilancio della scuola non si vedano gli 11 milioni e mezzo di prestito, questa è un'altra stranezza che invitiamo non solo la procura a indagare. Bene, perché con i nostri soldi abbiamo scoperto che sono state fatte elemosine a persone che secondo noi sono più ricche di noi, no? E questo è alquanto strano, brutto e inaccettabile. Ma sollecitiamo anche il vescovo di Vicenza, caro nostro Don Torta, sollecitiamo anche il vescovo di Vicenza a fare chiarezza all'interno di questa scuola. È un suo dovere, se non fosse dal punto di vista religioso, almeno dal punto di vista della responsabilità per il ruolo che ricopre. Noi speriamo di non dover essere obbligati ad andare a Roma anche per chiarire questa situazione, perché non ci fermeremo davanti a nessuno. I soldi li rincorriamo tutti, i prestiti li rincorriamo tutti, li vogliamo riavere tutti. Dottor Taccaro, prego, volevo avere una sua non opinione in merito perché la metterei in difficoltà, ma vorrei avere una sua benedizione. Più che benedizione, preghiera. La prima è: padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. E ho paura che vale per tutto il discorso che abbiamo fatto. Dunque, voi sapete che la prima cosa che mi ha colpito è sapere
che siete stati derubati dei soldi della vostra vita, che non sono soldi, è vita. E quindi davanti a questo fatto, non solo come prete ma come uomo, non posso accettare una cosa del genere. Poi oltre a voi è la realtà che c'è tutto il Veneto e ci sono tutti i piccoli e piccole aziende che verranno veramente defraudate e schiacciate. Qui io ho paura che il Dio denaro pian pianino ci rende tutti schiavi. Guardate che la vera prostituzione è quella della dignità. Non prostituitevi mai, abbiate dignità. Questo impegno è per la pace della nostra nazione, ma la pace è figlia della giustizia. Vogliamo sapere dove sono andati a finire questi miliardi, in che mano sono. Guardate che poi la giustizia è figlia della verità. Pace, giustizia, verità. Vogliamo sapere la verità. A questo livello io dico, cerchiamo di stimolare in maniera forte la pretura perché si muova, perché sappiate che le connivenze fra politici, magistratura e denaro sono profondissime e la mafia non è solo al sud, la mafia è nel cuore dell'uomo. Io ringrazio Don Corta perché, allora, adesso arriviamo ai 9 euro e ci arriviamo fra pochissimo, manca pochissimo. Ringrazio Don Corta perché in una situazione, voi dovete capire, molto più difficile rispetto alla mia. Ma scusa, termino. Sì, una cosa. Sì. Cercate di farvi promotori, che questa vostra dignità, che non accetta l'elemosina, ma vuol sapere la verità, diventi più grande, perché ricordatevi che i politici, se siete in 500 non vi ascoltano, ma se siete in 50.000 prenderò paura. Che comincino a prendere paura, divulgate la vostra idea. Allora, no, adesso per sottolinearvi un'altra cosa, perché purtroppo il tempo stringe, ci siamo allungati un sacco. L'ingegner Coviello di Licenza Più ha fatto un video molto interessante sugli intrecci del Baronio, mi corregga, con la banca, giusto? Però io le devo chiedere umilmente scusa e le pagherò due caffè al bar, però non posso mandare il video perché dura 9 minuti e sono tanti, vorrei andare avanti con la riunione e vedere l'altro. Dove si può vedere questo video? Non ho capito, scusa. Dove si può vedere il video che lei ha fatto? Licenza Più.tv, una cosa, stiamo trasmettendo in diretta tutta questa assemblea, l'avremo in diretta, stiamo in diretta, verrà poi replicata più volte perché secondo me ognuno è libero di pensare quello che vuole, ma intanto deve sapere, il giornale locale è sempre nascosto, a giorni renderemo disponibile su un formato PDF tutti i titoli che il giornale locale vi ha propinato per convincervi a comprare quelle azioni. Quindi questo video sono 8 minuti, è una lettera immaginaria fatta al Vescovo di Vicenza in cui sostanzialmente gli chiediamo, tu Vescovo che stimiamo e che rispettiamo, e tu Vescovo che hai fatto investire o hai visto investire e quindi cambiare tasca, soldi della diocesi, 1 milione della Voce dei Belici, 2,5 milioni dei Servi di Maria, tanti soldi dei conventi e dei preti, tu Vescovo hai perso questi soldi. Un tuo prete questi soldi li ha presi. Allora, dove sta la giustizia? Intanto i preti investono, spendono e con i soldi, con gli oboli che ricevono, fanno speculazioni. Voi non l'avete fatta, ma perché la diocesi compra azioni? Perché i Servi di Maria comprano azioni? E un altro prete si fa prestare i soldi con un bilancio in perdita in cui non ha pagato i contributi allo Stato, a 500.000 euro di debiti previdenziali, non ha pagato le tasse, a 800.000 euro di debiti tributari, tu banca gli presti 11 milioni e tu Vescovo, che rispetto e stimo, non alzi un dito. Papa Francesco l'ha fatto nello IOR, ha cacciato chi andava cacciato. Qui perché la Chiesa investe in azioni e perché la Chiesa, un'altra, ruba i soldi? Bene, rubo il microfono perché siamo allungati. Adesso volevo, grazie mille,
Quindi, se volete vedere e approfondire e conoscere un'altra parte della verità, nel sito dell'ingegner direttore, posso chiamarlo direttore perché è direttore del... non mi permetterò mai, lei è laureato, io no. Adesso volevo far intervenire, e lo ringrazio di essere venuto qua, vorrei che si presentasse anche rappresentante della regione, perché volevo capire cosa le istituzioni oggi in questa situazione, con quello che abbiamo descritto in maniera molto veloce, stanno cercando di fare o hanno fatto.